ma vi avevo promesso una sorpresa. La sorpresa è che vogliamo presentarvi anche tutti quelli che hanno reso possibile questa kermesse così lunga. Li chiamerò tutti e vorrei che, come nel teatro normalmente, salissero con il vostro battito di mani a presentarsi qui davanti a voi, voi ultimi che così gentilmente siete con noi. Dunque comincerò con il chiamare il direttivo della Federazione des Armonies Valdôtaines, il presidente Davide. Forza! Poi Giancarlo è già qua. François. Luca. Alex. E poi Margherita. Enrico. Mi permetto di chiamare la nostra commissione d'ascolto, che oltre che ascoltare è stata protagonista di questa serata. Vi pregherei di salire anche voi sul proscenio e comincerei con il chiamare Angelo, Fulvio, Andrea e poi le nostre fantastiche presentatrici, senza le quali non avrei potuto fare niente, che sono Beatrice, che è dovuta andare a casa a pensare ai bambini che domattina vanno all'asilo, e la nostra splendida Elena. Questa non è Elena, questo è Fulvio. Questa è Elena. E poi il nostro webmaster, che è lì che fa finta di suonare. Luca, vieni Luca, vieni anche tu sul proscenio. E ancora. Lo streaming, la regia di sala, scusate, Ivan, dicono che non possiamo abbandonare le postazioni, ma è come se fossero con noi. Poi lo streaming, Massimo, lo staff del teatro, Hervé, Stefano, Edi. Questa è stata una squadra che ha lavorato insieme per 3 giorni, ma aveva cominciato ben prima, e che vi promette di continuare a lavorare con lo stesso impegno per la Federazione des Armonies Valdôtaines e delle bande. Un ultimissimo ringraziamento, un grazie alla Regione, in particolar modo al Presidente Roland Zen, che ieri è venuto a trovarci, e all'Assessore Rini, che è stata presente in conferenza stampa facendoci molto molto piacere. Ancora un ringraziamento particolare al BIME, al suo Presidente Ivo Surro, al Conservatoire di Musico di Val d'Ost, al suo presidente Giorgio Costa e al direttore Florinda Bertolucci, e ancora allo SFOM, presidente professoressa Merlo e coordinatore Adriano Coluccio. E il grazie più sentito va a tutti voi che avete aspettato quest'ora, ma a tutto quel pubblico, centinaia di persone che sono venute a supportare le bande della Valle d'Aosta. Ma chiusa così farebbe veramente un po' pena. E allora, siccome Gaetano ha cominciato solo oggi, Gaetano torna qui, sale sul palco e la chiudiamo in musica. Dai Elena, cosa vuoi dire? Voglio... ma guarda che è terribile questo uomo. Hai ringraziato tutti. Salvo chi? E lo ringrazio io. Giancarlo Telloli, un bellissimo applauso. E via con la musica!